Conosce bene l'andrangheta del Veggino, sa che proprio in quel lembo di terra, alla punta dello stivale, si nascondono le cosche più pericolose. Giovanni Ladiana, superiore dei gesuiti di Reggio Calabria, non ha paura di schierarsi contro il malaffare, di denunciarlo e soprattutto di prendere le distanze da una chiesa accondiscendente verso le cosche. Non è filosofia spicciola la sua, ma presa di coscienza che si è tramutata in azione concreta, e siamo sicuri che non gli dispiacerà se accostiamo la sua decisione al concetto marxista secondo cui ogni uomo fa la sua storia e contribuisce a produrre quella del proprio tempo. Ha accolto con piacere l'invito del collettivo Alto Tirrenico Profeticamente e delle associazioni Mistral e L'Altra Casa nel corso della manifestazione Sud Conscio. Si è intrattenuto domenica scorsa presso il piazzale antistante la biblioteca comunale di Scalea. Ha parlato della sua esperienza, del suo ultimo libro, Anche se tutti, io no, e ha lanciato un messaggio chiaro alla criminalità. Io continuerò a lottare contro di voi e a denunciarvi se vedo un reato o se sento che avete commesso reato contro qualcuno. Ma sappiate che per quello che fate a me non farò una denuncia. Perché se mi denunciassi siete voi che mi imponete di fare qualcosa. Io non vi denuncerò perché sono libero e voi non mi togliete la libertà. Ma per combattere il male bisogna lottare contro i propri mali. La Diana spiega anche questo concetto con estrema semplicità, sfruttando la favola, parabola civica che in alcuni casi può essere più utile ai grandi che ai piccoli. È bene che noi ci accorgiamo che abbiamo le streghe, la strega dentro, la strega, lo stregone, Barba Blu, tutto quello che volete. È bene che noi ci facciamo attenzione a questo, che se non facciamo attenzione a questo, quanto è facile, no? Vi ricordate Gesù dentro il Vangelo quando racconta i due che sono entrati dentro al Tempio? Signore, meno male che sono bravo io. Poi si rende conto che ha detto una fesseria. Dice, vabbè, non sono bravo, però non sono fedele come quello là in fondo. Eh? Abbiamo bisogno di renderci conto che la strega ci abita, che sappiamo fare cattiverie tutti e dobbiamo decidere che cosa noi ce ne vogliamo fare della strega che sta qua dentro.